Buongiorno, buona domenica e buon 25 aprile a tutti chi è qui presente e chi ci segue tramite i social. Per il secondo anno consecutivo non riusciamo a celebrare il 25 aprile come vorremmo, ma per il secondo anno consecutivo abbiamo pensato un po' di tappe e quest'anno possiamo permetterci un pochettino di presenza in più per celebrare adeguatamente questa ricorrenza così importante nel 76esimo anno dalla liberazione dal nazifascismo. Per il secondo anno consecutivo siamo qui nella chiesa di Santa Valeria, tra l'altro un giorno così importante per questa chiesa, per una ricorrenza, una celebrazione, un ricordo molto significativo da cui diamo il via per le varie tappe che accompagneranno questa mattinata di ricordo, di commemorazione, di celebrazione dei valori di questa giornata. Ringrazio Monsignor Bruno Molinari e Don Giuseppe per essere qui, ringrazio tutti i presenti e lascio alla nostra lettrice il compito di ricordare il motivo per cui siamo qui riuniti in questo momento, iniziando da qui il nostro percorso. Grazie e buona giornata e buon 25 aprile a tutti. Iniziamo qui, nel santuario di Santa Valeria, il percorso attraverso i luoghi del che in città maggiormente evocano le vicende della Seconda Guerra Mondiale e del 25 aprile. Nei momenti più bui della guerra, quando dal cielo gli aeroplani lasciavano cadere fragorose bombe sopra la città, quando i rancori e le paure della guerra sembravano poter avere il sopravvento, il prevosto, Monsignore Enrico Ratti, ha affidato il seregno alla protezione della Madonna di Santa Valeria, con il voto, alla fine della guerra, di porre una corona sul capo dell'immagine della Madonna. La Madonna di Santa Valeria è per questo incoronata. Così hanno voluto i seregnesi nel 1946, per lasciarsi alle spalle la guerra e per guardare al futuro con rinnovata speranza. Anch'io do il mio saluto a tutti voi che state seguendo questo momento iniziale di un percorso di memoria. Ed è il saluto del successore di quel prevosto che allora fece voto. Il voto fu mantenuto 75 anni fa, a settembre del 1946, venne incoronata l'immagine della Madonna di Santa Valeria. E quindi è un anniversario anche significativo. In questo momento vorrei dunque ripetere l'affidamento che allora il prevosto Ratti fece di questa città alla Madre, alla Vergine Santa Valeria, che col suo sguardo materno protegge la nostra città. Ma prima di leggere la preghiera di affidamento che fu fatto allora, vorrei richiamare quattro verbi che possono illuminare questa giornata. 4 R: ricordare, ringraziare, resistere, rilanciare. Non devo spiegare troppo, perché i verbi detti in questa circostanza, dentro la cornice del 25 aprile, si spiegano da sé, non hanno bisogno di troppe spiegazioni. Ecco, allora noi siamo qui e rinnoviamo con questo gesto il nostro desiderio di ricordare, il nostro desiderio di ringraziare. Abbiamo ancora oggi tante cose di cui ringraziare, e soprattutto di resistere. Siamo dentro una faticosa guerra, dobbiamo resistere,
dobbiamo rilanciare la volontà buona che ha guidato i nostri antenati sui passi che portano qui sotto lo sguardo di Maria. Immacolata Madre di Dio, fiduciosi nel tuo aiuto a te ci rivolgiamo, sicuri che anche oggi ascolterai il grido dei tuoi figli. Eccoci ai tuoi piedi per offrire al tuo cuore tutta la nostra vita, consacrarti i nostri pensieri, affidarti la nostra città. Ti raccomandiamo i nostri bambini, i nostri giovani, le famiglie, gli anziani, gli infermi, i malati. A tutti noi, e specialmente i responsabili della vita civile, dona saggezza e coraggio per guidare questa città a un vero progresso nella giustizia, nella solidarietà, nella condivisione della nostra ricchezza con chi è privo del necessario. Resta sempre con noi, o Maria, perché non manchi mai il Signore nella nostra vita, nei nostri cuori, nella società. Amen. Diciamo insieme, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Per l'intercessione della Beata Vergine Maria, dei Santi Vitale e Valeria, ci benedica il Signore Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Di nuovo grazie a tutti. Adesso è il tempo di spostarci e poi anche online avremo il secondo momento di celebrazione. Avremo fino all'ora di pranzo, andremo in tutte le tappe, ce ne sarà anche una inedita, non sto a dirle tutte, ma in tutte le tappe che ricordano i nostri caduti, da San Carlo al cimitero, alle pietre di Inciampo, davanti alla Cambianca, alla famiglia Gani, concludendo come da tradizione tra queste piazze e tra queste tappe in piazza Vittorio Veneto, passando anche prima naturalmente dal parco 25 aprile. Ci sono un po' di momenti diversi, anche alcuni che non ho detto, e per chi vuole ci si può seguire online durante la giornata. Ancora buon 25 aprile a tutti e grazie. Don Francesco Mariani, sacerdote salesiano di origine serenese, è medaglia d'oro al valore civile per la resistenza. Durante il periodo della guerra, Don Francesco svolgeva il proprio apostolato a Comacchio, in provincia di Ferrara. Per tutto il 1944, intensa fu la sua azione a favore dei soldati, che non volevano combattere contro le insegne della Repubblica Sociale. Con l'aiuto della popolazione locale, ospitò oltre un migliaio di soldati, offrendo loro copertura e l'opportunità di raggiungere l'Italia del Sud già liberata. La memoria di Don Francesco è ancora viva a Comacchio, mentre la sua città natale oggi lo ricorda avanti a questa lapide, che ne ricorda il valore umano e civile. Posto? Attenti! Onore ai caduti!
Ogni quartiere, ogni borgata ha avuto figli, fratelli, mariti, padri, che sono partiti per il fronte e non sono mai tornati. Dedichiamo un momento di silenzio davanti alla lapide che ricorda i caduti di San Carlo. Pietro Arienti, Rinaldo Arienti, Piero Mariani, Giuseppe Somaschini, Luigi Arienti, Mario Arienti, Guido Arienti, Pierino Arienti, Candido Grassi. Onore ai caduti! La guerra lascia dietro di sé lacrime, dolore, morte. Davanti al monumento che ricorda i caduti di tutte le guerre, qui nel cimitero principale, dedichiamo un pensiero a quanti hanno perso la vita per introdurre l'Italia verso un percorso di libertà. Attenti! Onore ai caduti! Speranza, Esther, Regina, Alberto.
un padre, una madre, due figli adolescenti, un figlio ancora bambino. Di cognome facevano Gani. Erano ebrei scappati da Milano, dove la pressione per le leggi razziali si faceva giorno dopo giorno insostenibile. Nell'agosto del 1944 una delazione li fece arrestare. Giuseppe, Speranza e Alberto morirono nelle camere a gas di Auschwitz. Esther e Regina a Bergen-Belsen. Li ricordiamo qui, davanti alla lapide posta davanti alla casa, in cui per un periodo trovarono rifugio. Onore ai caduti! L'indimenticato Pierino Romano, che nella memoria del 25 aprile era un cultore ed un appassionato custode, volle e quasi impose che il parco che si affaccia su Piazza Roma fosse intitolato al 25 aprile. Facciamo nostro il desiderio di memoria che è nel mondo del parco e nella lapide su cui sono incisi i nomi dei partigiani serenesi caduti durante la guerra di liberazione. Livio Colzani, Giulio Chiesi, Enrico Dell'Orto, Loris Dell'Orto, Renzo Fumagalli, Giovanni Gavazzi, Luigi Novara, Giovanni Re, Rodolfo Tagliabue. Attenti! Onore ai caduti! Posso! Onore caduti!
Eccoci qui, allora concludiamo questa giornata, questa mattinata di celebrazione del 25 aprile. Parto con i ringraziamenti a tutti quelli che ci hanno seguito, a tutte le forze dell'ordine che sono qui, ai carabinieri, ai vigili del fuoco, ai bersaglieri, all'Associazione Nazionale Carabinieri, al gruppo comunale dei volontari di protezione civile, agli autieri, all'AMPI. Spero di non aver dimenticato nessuno, mi faccia un cenno qualcuno nel caso, ovviamente la nostra polizia locale insieme a tutti noi che siamo qui, ognuno col suo ruolo, a celebrare questa giornata. Io come sindaco ne sento la responsabilità e il dovere e il piacere. C'è anche Anna Maria, sindaco dei ragazzi, insieme a me a celebrare questo momento. Per il secondo anno viviamo il 25 aprile con le limitazioni dettate dall'emergenza sanitaria in corso. Non abbiamo potuto fare il nostro corteo e nel rammarico per questa circostanza oggi però non voglio tanto parlare di quello che ci manca, ma di quello che abbiamo fatto e di quello che possiamo fare. E credo che questo approccio sia in sintonia con l'azione dei partigiani e di chi si oppose ai nazifascisti. Oggi ricordiamo, e siamo qui per ricordare, il 76esimo anniversario dalla liberazione del nazifascismo. E l'atteggiamento quindi non deve essere un atteggiamento di sconforto dovuto alle privazioni, ma lo slancio di provare ad agire, a testimoniare i valori in cui si crede, anche in condizioni non scontate, anche in condizioni difficili. Oggi abbiamo toccato alcuni luoghi della nostra città, questo è il settimo. Luoghi che parlano di guerra e luoghi che parlano di liberazione. In questi luoghi sono presenti dei segni che ricordano paura, dolore, morte, odio, guerra, ma anche riscatto, ma anche resistenza. Tutti concetti che hanno fatto parte della storia della nostra città, della nostra storia, sono una parte di noi. Sono tutti luoghi che ci parlano dei valori del 25 aprile. E lo dico con chiarezza. Vogliamo che tutti i luoghi della città parlino sempre e comunque dei valori del 25 aprile. Tutti i luoghi, nessuno escluso. Tutti i luoghi senza spazio per valori contrari. Di fronte a eventi dolorosi, tragici, divisivi, l'atteggiamento più semplice tante volte è dimenticare, tenerli lontani, farli scivolare nell'oblio, perché sono ricordi che fanno male. E invece non possiamo, non dobbiamo. Anche se lontana quasi 80 anni, la storia della liberazione è la nostra storia. Sono le solide radici della nostra democrazia e della nostra libertà. Sono i semi della prosperità costruita negli anni successivi. Ed è il seme che dobbiamo coltivare, che dobbiamo salvare, che dobbiamo conservare. Da quel percorso, da quel dolore, da quella paura, da quella fatica, ma anche da quella lotta e da quella speranza è arrivato il nostro mondo, siamo arrivati noi oggi. Un mondo che non possiamo capire fino in fondo se non ci richiamiamo, se non ripensiamo a quello che è stato. E voglio fare una rapida carrellata di quello che abbiamo vissuto questa mattina. Nel momento in cui hanno avuto più paura e più dolori, i serenesi si sono affidati alla Madonna di Santa Valeria e dopo, a paura terminata, hanno sentito il dovere di ringraziarla. Al netto di quanto questo ricordo può comunicare a chi crede, a tutti dice di una comunità che può ritrovare speranza, che può ritrovare senso in un unico ideale. Al cimitero e a San Carlo abbiamo poi ricordato i morti di quel periodo, morti che sono anche riportati sul monumento che i serenesi hanno eretto esattamente un secolo fa, in onore dei caduti della Prima Guerra Mondiale, e sotto la cui memoria racchiusero poi anche i caduti della seconda. La cerimonia del 25 aprile è anche un richiamo e un ricordo rispettoso per il tanto, per il troppo dolore di quelle giornate. È un abbraccio nostalgico che diamo a coloro che non hanno potuto sapere che il loro sacrificio non è stato vano. Abbiamo voluto per la prima volta dedicare anche un pensiero speciale a Don Francesco Mariani, eroe della Resistenza, medaglia d'oro, sacerdote coraggioso che ha scelto di schierarsi, di testimoniare la propria attenzione verso i più deboli, che in quel momento erano i soldati in rotta.
Siamo tornati davanti alla lapide, alle pietre d'inciampo con cui ricordiamo la famiglia Gani. È un luogo importante, l'ho detto anche prima, a cui tengo molto. Lì ricordiamo una delle pagine più buie della nostra storia nazionale e anche della nostra storia serenese. Una pagina fatta di razzismo, di violenza. Le pietre d'inciampo che abbiamo posto 2 anni fa e la lapide ci ricordano che tra di noi hanno convissuto sia il coraggio di chi ha dato asilo alla famiglia Gani, sia l'odio di chi li ha denunciati, di chi li ha fatti deportare. È un messaggio attuale, il razzismo vive ancora nelle nostre comunità e abbiamo il dovere di fermarci, di riflettere, di scegliere da che parte stare, che parte prendere. Poi siamo passati dal 25 aprile, con la lapide in onore dei partigiani. È stata l'occasione per richiamare alla memoria, è stato citato prima, il compianto Pierino Romanò, di cui quest'anno ricorrono i 10 anni dalla scomparsa. Lo sa bene chi lo ha conosciuto. Era un testimone appassionato e tenace dei valori del 25 aprile. Non è un caso che a lui sia intitolato il Comitato 25 aprile. Il Parco 25 aprile ha questa denominazione per una sua scelta caparbia, che in quel modo volle quasi radicare i valori della resistenza in un luogo che è a pochi, pochissimi passi da quella che era stata la casa del fascio. Pierino Romanò sapeva attualizzare i valori del 25 aprile, sapeva declinarli in maniera sempre nuova ed attuale, adeguata al tempo che passava. Ecco, è quello che dobbiamo fare oggi. Cosa vuol dire attualizzare oggi, nel 2021, dopo questo anno abbondante vissuto, i valori del 25 aprile? Quando siamo qui ancora distanziati, non possiamo stare attaccati, abbiamo le mascherine, ci viene ormai naturale. Mi sono accorto che ho dimenticato anche di toglierla mentre parlavo. È una condizione completamente nuova, che ormai fa parte di noi e con cui dobbiamo fare i conti. Ecco, siamo qui oggi perché attualizzare questi valori è un impegno che ciascuno di noi si assume e che vuole portare avanti. Il pellegrinaggio nella memoria che abbiamo compiuto questa mattina sarebbe sterile se poi non fosse occasione, non fosse spunto per tradurre nella vita della nostra comunità i valori di libertà, di pace, di giustizia che sono maturati come reazione agli anni del nazifascismo e della guerra. Sono valori che a volte pensiamo siano vecchi, ma che ci diciamo qui che sono assolutamente attuali, che sono freschi, che sono giovani, come abbiamo voluto riassumere nell'immagine scelta per i manifesti di questo anniversario che avete trovato nelle nostre strade. Attualizzare il 25 aprile è in particolare raccogliere lo spirito di chi dopo la guerra doveva ricostruire una comunità dilaniata, stremata, distrutta. Fate le debite proporzioni, è molto diverso il caso, ma anche questo lungo tempo di pandemia ci lascerà l'onere, il peso, la responsabilità e anche il bello di dover ricostruire una comunità. L'onere di far ripartire l'economia, assolutamente, ma anche quello di far ripartire le relazioni all'interno della nostra comunità. È un onere, ripeto, imparagonabile a quello dei nostri padri, a quello dei nostri nonni, ma paragonabile può e deve essere la nostra chiamata allo spirito, all'entusiasmo, alla saldezza nel rilanciare questi valori. Valori che siamo chiamati a applicare a una comunità sempre più ampia, in un mondo che non ha confini, in cui le distanze sono completamente abbattute. Siamo chiamati a ricostruire la comunità nella consapevolezza che c'è un mondo più grande a cui dobbiamo saper guardare. Possiamo costruire una comunità felice, solidale, solo se non dimentichiamo gli altri, anche quelli per cui facciamo più fatica, che ci vengono meno scontati, quelli più lontani, quelli che non sfiorano le nostre vite e quindi le sofferenze non ci toccano. Permettetemi oggi di fare un piccolo parallelo. Ognuno valuta se esiste un filo rosso tra la celebrazione di oggi e quanto avvenuto. Lascio a ciascuno di noi la valutazione. Ma permettetemi quantomeno di citare le 120 persone che sono appena tragicamente naufragate nel Mediterraneo. Per loro non solo non c'è stata accoglienza, ma non c'è stato neppure un livello minimo di indignazione. Ecco, il 25 aprile, chiudo, è saldamente nel nostro passato e nel nostro presente.
Lo abbiamo visto nei vari luoghi della città, non è una cosa vecchia, l'abbiamo toccato con mano fisicamente questa mattina. Vogliamo che sia anche nel nostro futuro, e per questo siamo stati insieme oggi nelle condizioni di difficoltà che ci toccavano. Vogliamo portare avanti, riproporre e rilanciare sempre i valori dell'Italia che nasce dalla resistenza. Questo è il nostro impegno, ricordarci sempre quali sono i valori per cui oggi vale la pena resistere. Viva il 25 aprile, viva la liberazione, viva l'Italia. Grazie a tutti.